E da qua riprendiamo. Me l'avevate chiesto ed ecco la seconda puntata di Slay the Princess. Benvenuti, meravigliosi esseri, voi siete gli eletti, i pochissimi che hanno scovato questo canale o che sono passati dall'altro a questo. Insomma, la seconda puntata, eccola qua. Capitolo 2, la torre. You're on a Eravamo arrivati qua. path in the woods, and at the end of that path is a cabin. C'è sempre And in questo the basement of that sentiero cabin che is porta a verso una baita. princess. E dentro la baita c'è un seminterrato. E dentro il seminterrato c'è una principessa. Ricomincia da You're capo. here to slay her. E se vi per If you ammazzarla. don't, it will be the end of the world. Déjà vu, è esattamente quello che avevamo provato la prima volta. E infatti adesso si aggiunge, ho un incredibile senso di déjà vu. Aspetta, ma non era già successo la seconda opzione? Ok, no. Oppure, ma sono morto! Ma cosa ci dovrei fare qua? Oppure, lei mi ucciderà di nuovo, procedi verso la baita o giratene e vattene. Mettiamo, ma sono morto, cosa dovrei fare qua? Can assure you that you're not dead. Potrei And to rassicurare answer sul your fatto che non second sei question, morto. you're here to slay the princess. I E per rispondere literally alla tua told you seconda that a second domanda. ago. E per rispondere alla tua seconda domanda, tu sei qui letteralmente per uccidere la principessa. E fra l'altro ti ho risposto If he prima doesn't a remember what riguardo. happened, then maybe it's best to keep it that way. E quindi è meglio se andiamo. You E know I can anche se hear non you, ce lo right? ricordiamo, è It's meglio going to be a lot andarcene. harder than you think to keep secrets from me. Sai che ti posso ascoltare, vero? Quanto pensi di poter trattenere un What does it matter segreto what he knows? a me? There's nothing we can do to stop her. She's just going to kill us again. Ora è Voice of the Broken, non è più Voice of the Hero. Bene, bene, bene. Che cosa ci interessa se sa di noi? Non c'è niente che possiamo fare per fermarla. Ci ucciderà di She is nuovo. not going to kill you unless you let her. But slaying the princess and saving the world is going to be much more difficult than it has to be if you spend the whole time second guessing yourself. Allora, dice, non ti ucciderà a meno che tu non glielo lasci fare, ma uccidere la principessa e salvare il mondo sarà sempre più difficile se stai a battibeccare con te stesso riguardo le decisioni da prendere. Vabbè, facciamo che tu mi stia dicendo la verità, ok? E tutta questa cosa non è già successa. Perché ti dovrei ascoltare? Perché mi dovrei mettere a fare queste cose? Those are two very different questions, but fine, I'll Sono due indulge domande you if molto that's what it differenti, takes to get you moving. però ti rispondo, almeno ti Let's muovi. say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Allora, facciamo finta sia davvero la seconda volta o almeno una versione di If you me died che last è time, per la it seconda probably volta only qui. happened because you didn't listen to me. Se davvero sei morto l'altra volta è perché non m'hai Of ascoltato. course we died. We couldn't land a single blow on her, and she broke every bone in our body before she decided to let us die. Per forza siamo morti perché non abbiamo neanche tirato un colpo che lei ci ha frantumato. What were we supposed to do to stop her then? What are we supposed to do to stop her now? It's Come potevamo pointless. pensare di bloccarla prima? E ora? Cioè, è senza senso. She's just a princess. Slaying her shouldn't have been difficult, but congratulations. You've been given another chance to actually do this right. Beh, è semplicemente una principessa, non dovrebbe essere così difficile ucciderla. Ma comunque, complimenti, ti è stata data una seconda possibilità per fare la cosa And I giusta. believe your other question was something along the lines of, Oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Cioè, e credo che continuare a fare domande del tipo, ma tutto questo ha senso? Ormai tanto se faccio le cose non cambia niente, non porta da nessuna parte, anzi ti porta a pensare che tutto quello che fai non abbia una conseguenza, cosa che non è così. Oh, What do you mean? Of course there la weren't voce any dell'eroe! consequences. The princess killed us, and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Dice, ma certo, ma che senso ha? È ovvio che non abbia conseguenze. Abbiamo ucciso la principessa ci ha ucciso. Siamo di nuovo qui. A me sembra che non abbia conseguenze. Yes, but Ma in vieni. this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? Dicevo, vabbè, però in maniera puramente ipotetica, mettiamo davvero che sia successo. Cos'è successo? Sei tornato indietro nel tempo? Quindi si è riavvolto il tempo o sei stato trasportato direttamente in un mondo diverso dove tutto ciò non è accaduto e sta per If it's the accadere? latter, what
What do you think happened after you died? Perché se fosse la seconda, cosa pensi è successo dopo essere morto? Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? Quindi cosa pensi? Che tutto sia andato, vissero felici e contenti, o dopo la tua morte, se fosse davvero andato in un altro mondo, sono morti tutti come t'avevo detto? If she ended the entire world, why should we even bother? We might as well just walk up to that cabin, break her chains and let her do whatever she wants. It's all the same in the end. Si è aggiunta questa voice of the broken, che è la voce interiore di una persona che è delusa, affranta, non ce la fa più fondamentalmente, e dice: vabbè, ma comunque se anche fosse così, cioè che lei ha messo fine al mondo, ma a noi che ce ne interessa, tanto vale entrare, levare le catene e farle fare quello che serve, tanto è uguale, finisce il mondo ugualmente. Just because she's capable of ending the world doesn't mean you're not capable of slaying her. Both of those things can be true at the same time. So chin up, I believe in you. Dice vabbè, solo perché lei è capace di porre fine al mondo non è detto tu non sia capace di ucciderla, quindi tirati su e vai, ho fiducia in te. Let's talk about this princess. Parliamo poi noi di questa principessa. Sì, però veloce, eh. Allora, lei mi ha ucciso già una volta, come faccio a far sì che non lo faccia di nuovo? La prima delle opzioni. L'ultima volta, l'unica cosa che ha fatto, mi ha colpito a morte. Com'è possibile che lei possa porre fine al mondo? Cioè, alla fine mi ha semplicemente ammazzato una persona, però mi sembra abbastanza in linea con una pazza furiosa. Per quotare quello che hai detto, per citare quello che hai detto, lei è semplicemente una principessa. Perché è così forte abbastanza da ammazzarmi a mani nude? Oppure chi l'ha chiusa dentro il seminterrato e cos'è questo posto? Oppure non importa, no, sono tutte domande importantissime, ma partirei da... Se hai detto che sono una principessa, come è possibile mi abbia ammazzato a mani nude? She is just a princess. Whatever you think happened to you last time, just get it out of your head before you get to the cabin and you'll be fine. Dice, lei è semplicemente una principessa. Tutto ciò che ti sei... che è successo l'ultima volta, toglitelo dalla mente. Vai verso la baita e andrà tutto bene. Oh, insomma. We can pledge ourselves to her and stop pretending that we're capable of doing anything in this situation. She probably doesn't even need to try to overpower us. Cioè, proprio affranto, lui dice. Oppure potremmo semplicemente far finta di essere... smetterla di far finta di credere di poter essere in grado di gestire questa situazione e lasciarle fare direttamente le cose. Can we tone down the pessimism just a smidge? Possiamo abbassare il pessimismo giusto di un pochino? I'm not being a pessimist. I'm just being realistic. Non sono pessimista, sono semplicemente realistico. You're being annoying. Sei fastidioso. Just ignore their bickering and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. Cioè, ignora quella vocina interiore, perché se ti sottometti a lei è la fine, perché diventerà qualcosa di catastrofico. Fra l'altro, sono a tre voci adesso: narratore, eroe e voce distrutta. Io non vorrei che si aggiungesse ogni volta una voce in più, perché diventa il delirio, se no. Allora. Chi l'ha rinchiusa nel seminterrato e cos'è questo posto? Mi sembra una buona cosa. Le persone l'hanno rinchiusa. It's a path in the woods. E te l'ho già detto, se è questo posto. È un sentiero nel bosco. Non complicare le cose. Ce n'era un'altra che mi interessava, non c'è più. Allora, se le persone l'hanno rinchiusa dentro, perché non l'hanno uccisa? È una buona domanda. Perché ricade su di me questa cosa? Look, chiediamoglielo. I'm not supposed to say this, but it's because... Non lo dovrei dire, ma è perché sei speciale. You're the only... Sei l'unica persona capace this. Di poterlo fare. Call it a prophecy, if that Se helps. Ti fa piacere, pensa che sia una profezia, ma è l'unico modo che c'è. Oh. I didn't know we were special. Ah, non lo sapevo che fossi speciale. Of course you're special. Ma certo sei speciale. Why else would you be here? Perché dovresti essere qui se Who no? Who cares if you think we're special? Chi se ne frega se pensa che noi siamo speciali? The only thing special about us is that we get to experience painfully dying all
Oh mamma, per quello che ne so, l'unica cosa che abbiamo di speciale è che siamo in grado di morire e soffrire di continuo. Come vedete, ancora non ci siamo mossi di un passo, stiamo solo dialogando col narratore e noi stessi. È bellissimo sto gioco. Mi ha ucciso l'ultima volta, come posso essere sicuro che non ricada? E mi dirà, perché basta che l'ammazzi. Molto semplice. You are being cagey, è tipo, tu sei un carceriere, quindi, perché non me l'hai detto? I've told you everything you need to know. Ti ho detto tutto quello che c'era bisogno che sapessi. Overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job. Darti altri dettagli ti avrebbe semplicemente complicato un lavoro molto semplice come quello che ti avevamo assegnato. The less you know about her, the better. Meglio sai, meglio è. Meno sai, meglio è. Come faccio a non farmi uccidere? It was probably because you didn't listen to me. Don't talk to her, don't trust her, just go in, do your job and save the world. Dice, vabbè, se sei morto è perché non mi ha dato retta. Vai lì, non ci parlare, uccidila, fai il lavoro e salva il mondo. Molto semplice. Great. A posto. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Se non ti dispiace, il mondo sarebbe lì a attendere che tu lo salvi. Ok, procediamo verso la baita, the cabin. A warning before you go any further. Un avvertimento prima che tu vada oltre. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Vabbè, mi sembra onesto. Don't believe a word she says. Se lei mentirà, ti barerà e farà ogni cosa in suo potere per far sì che tu non l'ammazzi. Non credo a una singola parola di quello che ti dirà. Cheating? Why would she even bother? She didn't need to do anything like that last time. Ha detto mentire, barare, perché si dovrebbe disturbare a far questo? L'ultima volta non ha fatto nulla di tutto ciò. She caught us off guard last time. We'll be fine. Let's just keep on. La voce dell'eroe dice ci ha preso alla sprovvista, andrà tutto bene. Andiamo e facciamo. At least one of you still has a shred of sense. Just make sure you listen to him and not that whiner. Ecco, inizia ad ascoltare l'eroe e non quello che si lamenta. If that's what you want, I guess I don't have a say here. Se questo è quello che credi, beh, non dico più niente. Allora, mi piacerebbe vedere tutte le menzogne che ci tira fuori questa principessa. Però al contempo piacerebbe anche ammazzare. The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. Okay, the only furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. È cambiato tutto lo scenario. Cioè entriamo dentro questa baita minuscola e tipo il TARDIS di Doctor Who troviamo questo scenario gigante da castello vero e proprio, con tanto di specchio enorme e come unico dettaglio una colonna di marmo con una scala e sopra il nostro coltello della volta precedente. Eccolo qua. Sono curioso anche dello specchio. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. La lama è il tuo strumento e ha bisogno che tu lo prenda per fare le cose giuste. Small. Perché ci sentiamo così piccoli? We don't feel small. We non ci sentiamo small. Piccoli, siamo piccoli. Allora, sempre explore. Allora, non hai detto nulla dello specchio sul muro. Tutta questa baita è totalmente diversa dall'ultima volta. Avvicinati allo specchio, prendi la lama. Allora. Io mi chiederei dello specchio. That's because there isn't a mirror. There's the altar, the blade sitting on the altar, and the door to the basement. There's nothing else in here. Ah, dice perché non è uno specchio. È semplicemente, c'è semplicemente un altare, la lama che è sopra l'altare e la porta del seminterrato. Non c'è nient'altro. Noi non vediamo un altare. Questo è chiaramente una colonna. Non può essere così alto. Non avrebbe senso. Questo è uno specchio. Non ci vuol fare interagire con lo specchio. There's definitely a mirror. No, quello è assolutamente un uno specchio. No, non c'è. Who cares if there's a mirror? Ma chi se ne frega se è uno specchio? Tanto moriremo comunque. We'd just see something sad and miserable looking. Tanto se guardiamo lì dentro vedremo qualcosa di triste e miserabile. It would only make guardando noi stessi. E non abbiamo bisogno che questo ci venga ricordato. Le cose potrebbero solo peggiorare. For the last time, you're not going to die unless you let it happen. And luckily for you, there isn't a mirror. So no one needs to worry about confronting a grisly visage anytime in the near future.
Dice, per l'ultima volta, non morirai a meno che tu non lo lasci che questo accada. E fortunatamente non c'è uno specchio. Quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di confrontarsi con una faccia che magari ti mette in difficoltà. Oh, for what it's worth, if there were a mirror, I'm sure that you wouldn't find anything sad or miserable in it looking back at you. You probably look perfectly normal. Dice, e comunque anche se ci fosse uno specchio non credo vedresti nulla di triste e miserabile, ma vedresti semplicemente te che sei normale. Probably. Do you not know what we look like? Probably. Probabilmente. Non sai come siamo. He knows. Lo sa. He just doesn't have the heart to tell us. Solo che non ha il cuore di dircelo. Allora, io a questo punto me ne vado verso lo specchio. Se c'è modo. Approach the mirror, vai. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. Continua a negare l'evidenza del fatto che è uno specchio. Dice, ti avvicini al muro, è un muro. Non c'è nient'altro da vedere. This really isn't funny. E non è divertente. Pulisci lo specchio. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. Questa è la nostra mano. You know how ridiculous you look right now. Dice, raggiungi con la tua mano lo specchio e lo strofini. Spero che adesso ti rendi conto di quanto sei ridicolo. Questo è un mondo un po' alla rovescia, mi sa. Cioè, noi siamo mostri. La principessa è l'essere umano. Questo è importante come chiave di lettura, il fatto che si veda la nostra mano. Perché noi non avevamo una personificazione finora. We should count ourselves lucky. Some things are better left unseen. Fortunatamente possiamo contare su noi stessi. Non c'è nient'altro che non abbiamo visto. Quindi ci siamo fatti un'idea di noi stessi. Qui non c'è davvero lo specchio. Eravamo noi che arrivavamo là. Questo specchio è sparito. E siamo dei mostri. Abbiamo rinchiuso una principessa umana. Cioè, normalmente la storia è che noi siamo umani e vogliamo uccidere i mostri. Molto bello, molto bello. Questa baita è diversa dall'ultima volta. Maybe that's because you haven't actually been here. Forse perché non sei mai stato qui. Finally drop that ridiculous past life nonsense. You haven't died and you certainly haven't been killed by the princess. Spero che questo porrà fine a questo nonsense ridicolo della tua vita passata. Non sei morto e sicuramente non sei stato ucciso dalla principessa. Entro senza il pugnale. No blade this time. Niente yeah. Pugnale stavolta. Beh, maybe she'll be more receptive. Magari potrebbe essere più accogliente se disarmato. Blade, no blade. Lama, it non lama, non importa. Andiamo giù. Secondo me è diversa anche la principessa. The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Si apre la porta e c'è una scala a chiocciola. As deep as you are tall. The smell of incense. Dice, ogni passo è grande come la nostra altezza. You almost feel at ease. Cioè, probabilmente siamo davvero in un mondo parallelo dove siamo proprio diversi rispetto a quello che ci circonda, perché se ogni gradino è alto più o meno come noi, vuol dire che sotto ci deve essere un qualcosa di enorme. Huh. This is actually kind of nice. But still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Dice, comunque, se davvero abita qui, ammazzarla potrebbe her essere un favore. Voice rolls up the stairs. La sua voce sale per le scale. Is that a guest I hear? Don't linger on the stairs. Come down and witness me. C'è un ospite, non stare lì imbambolato sulle scale. Vieni e avvicinati you a me. You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. Dice, non scherzava riguardo al fatto che la sua voce fosse riecheggiante, non era così l'ultima volta. Non dovresti scendere giù senza armi. We need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. Dice, dovremmo andare giù, lei ha bisogno che noi la vediamo, noi dobbiamo vederla. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago you were going on about how pointless everything was. Now you want to go. Effettivamente la voce dell'eroe dice, ma sono un po' preoccupato del fatto, dovremmo preoccuparci del fatto che hai cambiato completamente atteggiamento. Fino a pochi minuti fa eri preoccupato e pensavi tutto ciò non avesse senso, ora invece vuoi andare giù. It doesn't matter what that little voice says. Non importa cosa dice la piccola voce.
Non è lui a prendere decisioni. To the princess, they get you to the princess. Ok. Se devi andare verso la principessa, ci vai. Continua per le scale. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort. È uno sforzo enorme scendere per questa scala pioggia perché ogni passo è veramente alto. Soon the end comes into view, and you tumble to the bottom. Però alla fine arrivi giù. Vast, temple-like room beyond. E arrivi in una stanza che sembra quella di un tempio. The princess towers over you, almost glowing in the weak starlight. Her figure framed by a stained glass window. Her long hair billows around her, and a chain binds her wrist to the far wall. Allora, in tutte e due le volte che abbiamo visto la principessa, è evidentemente diversa, questa fluttua in aria, aveva solo un polso legato, l'altro è sempre libero. Dice, la principessa si staglia davanti a voi con questa luce sbrilluccicante che le gira intorno e praticamente è contornata da quella che è la finestra di vetri dietro che gli fa entrare questa luce. E poi appunto dice che è legata da queste catene dietro. The chain is nothing to her. It might as well be a toy for all the good it would do. Okay. I told you it was pointless to resist. Ha ricambiato idea, dice le catene non sono niente per lei, sono come dei giocattoli, non ha senso resisterle. Ok. The little bird has returned to me. Il piccolo uccellino I è tornato da me. Wants. Mi domando cosa voglia. I see your hands are empty. You've already given up, haven't you? Sei già arreso, vero? You aren't even going to try and non kill ci proverai nemmeno a uccidermi, come sei dolce. And more than a little disappointing. Ah, è anche un pochino fastidiosa la cosa. She's disappointed in us? Lei è delusa da noi? Kneel. Inginocchiati. Ci possiamo inginocchiare oppure no? On her command, you fall to the floor. Al suo comando ti pieghi verso il pavimento e ti inginocchi su questo duro pavimento. That's my good little bird. Questo è il mio piccolo uccellino. Why don't we talk? Allora perché non parliamo? Dai, parliamo. The last time we met, you told me I was destined to end the world. Siamo incontrati. It has pulled at me since the moment I squeezed the life out of your broken lungs. Questo mi si è attaccato al cuore, mi si è stretto al cuore. Ok. Fino al punto che... Fino a quel momento in cui ho strizzato la vita fuori dai tuoi polmoni. I could feel its fundamental truth awaken me. Ok. Dice che ha risvegliato in lei la verità fondamentale. The collapse of the old is a necessary prelude to the birth of the new. And the world as it is now is overdue for alterations. E per far sì che il mondo possa avere delle alterazioni. It's time for me to seize my destiny. And you, little bird, will help me seize it. Mio Dio, stiamo diventando il famiglio di sta principessa. Dice, è tempo che io... porti a termine il mio destino e tu uccellino mi aiuterai a farlo. Well, that gives away the game, doesn't it? Cioè, questo porre fine al tutto, no? It certainly does. And beyond that, more than lends credence to our conversation in the woods. I don't love the thought that in some other reality fine anche tutto ciò che abbiamo detto durante il viaggio nel bosco. I can only hope it helped you learn a valuable lesson. Cioè, e non amo pensarlo, ma in qualche modo l'altra realtà in cui hai fallito e non l'hai ammazzata, vabbè, comunque quello che è fatto e ora posso solo sperare che possa aver imparato una lezione importante dai tuoi errori. You are the only one who can deal with her, and if you don't, well, she's let you know what will happen, hasn't she? Dice, sei l'unica che può avere a che fare con lei e se non lo fai, beh, te lo dirà lei cosa succederà, no? And you shouldn't have trusted us with her destruction. She is inevitable. Can't you feel it? Vabbè, lui è disperato ormai, dice tutto inevitabile. He's being melodramatic, but he's not exactly wrong, is he? What are we supposed to do to stop her?
Dice, è un po' melodrammatico, però non ha del tutto torto. Come potremmo pensare di fermarla? Ok. First things first, you're going to have to stuff those pessimistic thoughts someplace far, far away and commit yourself to what needs to be done. Dice, beh, per iniziare potevi semplicemente smettere di essere pessimista e fare le cose che andavano fatte. The stakes of the situation should be perfectly clear to everyone now. Direi che lo stato della situazione è perfettamente chiaro a tutti. You can't win a battle that you've already lost in your mind. Cioè, e se vuoi porre fine a tutto ciò e salvare il mondo, devi avere fede sul fatto che tu puoi farcela. Non puoi vincere una battaglia che già pensi nella tua testa di aver perso, effettivamente. Cosa vuoi che faccia? Cosa hai in programma per me? Oppure... Dice, visto che comunque... porterai a termine la fine, porterai a fine l'umanità, il mondo, insomma, quello che è. Che cosa... Puoi fare quello che vuoi, quindi... Perché hai bisogno di me, fondamentalmente? Bisogno di farti le domande prima di fare, prima di prendere qualunque decisione. Cosa è successo dopo che sono morto? Oppure sono al tuo comando e ti pieghi verso di lei, ti sottometti? Cosa è successo dopo che mi hai ammazzato? Know the limits of your privilege, little bird. Conosci i limiti del tuo privilegio, piccolo uccellino. There is an empty place at my side for you to fill, if you'll have it. But it is not a place for an equal. It is a place for something worthy to be kept. A priest. C'è un posto vuoto accanto a me, se vuoi. È tuo, ma non sarà un posto per stare al pari con me. È un posto per qualcosa di meritevole, un qualcosa che può essere tipo un prete o un animaletto da compagnia, cioè il suo pet. Bello. Cosa vuoi che faccia? Quali sono i programmi? All you have to do is break these chains and set me free. Tutto quello che devi fare è distruggere queste catene e liberarmi. Però è tutto un qualcosa di mentale, perché alla fine lei è in grado di distruggere le catene. Cioè, perché sei... Se te sei così potente, perché non te le distruggi da solo? Quello gli voglio chiedere. Non essere maleducato, è ovvio che può. It's not rude to question someone who's apparently trying to end the world. Non è scortese chiedere qualcosa a qualcuno che probabilmente porrà fine al mondo. That's exactly why it's rude. We should know our place. E questo è esattamente il motivo per cui è maleducato. Noi conosciamo il nostro posto. Cioè, lui ormai si è sottomesso completamente. I can easily. Posso. But that isn't what I want to do. Quello non è quello che voglio fare, voglio che tu lo faccia te, fondamentalmente. The story of a terrible and bountiful god unbounded of her own will is no story at all. It's not worthy of everything I am or everything I'm bound to become. It isn't even worthy of what I was. È una storia di un terribile dio che però non è né legato né ricercato. Non è una storia in nessun modo. È molto più credibile che sia nata da mi hanno incatenata e poi mi hanno liberata. Quindi non è che sono stata io a forzare le cose, ma hanno voluto gli altri riconoscendomi come divinità, fondamentalmente. E quindi la storia deve avere un inizio di questo genere. The destruction in Genesis that's to follow in my wake is deserving of a song that can echo for eternity. Ok, la distruzione e la genesi di quello che poi seguirà il mio risveglio ha bisogno di una canzone che riecheggi per l'eternità. The song of you being so struck by my glory, so overwhelmed by what I am, that you feel questo, cioè, you must deliver. La canzone che parla di te, di come tu sia preso dalla mia gloria, sottomesso dalla mia potenza. E come tu ti sia concesso a me. And from your act of utter devotion and submission springs a new dawn, a better dawn. Cioè, è dall'atto di sottomissione e devozione piena che nascerà una nuova alba, un'alba migliore. Submit now.
Sottometti ora, sottometti dopo. Non fa differenza. Perché alla fine, non importa quanto valorosamente tu batterai con me, il mio trionfo sarà superiore al tuo. Cioè, puoi resistere per un po', poi no. Solo perché tu sei in grado di porre fine al mondo, non è detto tu lo debba fare. Puoi essere qualunque cosa vuoi essere. This isn't about desire. Non è una cosa di desiderio. This is about what I am. È una cosa riguardo a cosa sono. And I have little interest in discussing destiny with one that cannot see the divine truth. E non ho voglia di parlare del destino con una persona che non vuole vedere la verità divina che gli sta che brilla nel mio cuore. Ah, quindi a sto punto la fine è proprio che noi ci pieghiamo a lei, per forza. Your will was so easily broken. Tua volontà è stata così facile da rompere. Non sono magnifica? All you need to do now is break my chains. Quello che devi fare adesso è rompere le mie catene. If this is what you want, then I guess there's not much else for me to say. Se è quello che vuoi, non credo che ci sia molto da dire. Can't just give in to her, not when the stakes are so high, not when you're so close. I won't let you do this. No, non puoi fare questo, perché quando la posta in gioco è così alta non puoi andare a fare queste cose. Non te lo lascerò fare. There's still something in the way. A greasy film inside of you where it doesn't belong, trying to conceal you from me. Lei riconosce che c'è la voce del narratore, perché dice c'è un qualcosa dentro di te, come una pellicola grassa che non crede che tu debba obbedirmi e tu debba concederti a me. Is that a person? È una persona, no. It used to be Era a person. Una persona. It's something different now. Adesso è qualcosa di difficile, An è un echo. Is she talking about you? Sta parlando di te? That's impossible. È impossibile. She's not supposed to be able to interact with me. She... You're a small one, aren't you? Sei piccolo, no? A shriveling little worm stretched beyond its limits, trying to control things that it can't understand. Un piccolo verme all'interno che cerca di controllare cose che non può capire. No, no. What are you talking about? I'm just... No, di cosa stai parlando? Io sono solo... I don't care what you are. Non mi interessa cosa You're sei. Mine. Sei mio. E urla. Rise, my little bird. Alzati, il mio piccolo uccellino. Without hesitation, you're brought to your feet. Sta parlando col. Sta dicendo le stesse cose al narratore. Dice, senza esitazione, ti alzi in piedi. Break my chains. Rompi le mie catene. And how are we supposed to do that? We don't even have a weapon. E come dovremmo fare? Non abbiamo neanche un'arma. All you need to do is believe it's been done. La voce si è mischiata. L'unica cosa che devi fare è credere di potercela fare. E cosa se non ci credessi? Cosa succederebbe? Devo. È finita, scusami. O break the chain. Cosa fa? Ci ammazziamo qui? Ma rompiamo le catene, vai. Her chains shatter. And the cuff falls from her wrist. Le catene si spezzano, le manette se ne vanno dalle sue mani, dalle sue le sue polsi, è libera. E la fine è sopra di noi. What a good disciple you are. Che bel discepolo che sei. Come. It's time for us to leave. Vieni, è tempo di andarcene. Cosa succede ora? No, prendiamo la sua mano. Erano tante mani. Ma non hai preso la sua mano. Qualcosa se l'è portata via. E manca qualcosa nel suo posto. She's gone. Where did she go? Se n'è andata. Dove se n'è andata? Should we try and find her? Dobbiamo cercare di trovarla. And there's that mirror again. Why is it here? Why c'è now? Di nuovo lo specchio. Perché di nuovo lì? Perché ora?
Dice, non so dove se ne sia andata e non so neanche perché dovremmo andare a cercarla. Il narratore se n'è andato. Penso che dovrei guardare nello specchio. Oh, avviciniamoci allo specchio. Il narratore se n'è andato. Does that mean the world ended? È vero, ma questo vuol dire che il mondo è finito? Because the world would end and leave us with all this nothing. Immaginandosi che il mondo sia finito e ci ha lasciato senza niente. Guardo nello specchio, mi ci avvicino. Ti prego, non lo fare. Lo specchio non ci ha mai fatto paura finora. Adesso è diverso. Sembra qualcosa di definitivo. Non voglio guardare noi stessi. Ti avvicina allo specchio. È cambiato anche il carattere, come quando c'era la principessa. Questo non sembra giusto. Right. Sembra diverso. Final. Continua a dire che non è una cosa a posto e sembra diverso, sembra finale. Non voglio guardarci. La voce sembra... Le voci sembrano piccole, distanti, man mano che ti avvicini. Guardati nello specchio. Ah, qui ci sarebbe un bel salvataggino, di sicuro. E poi ci guardiamo nello specchio con la nostra mano mostroforme. C'è il silenzio mentre ci avviciniamo e andiamo. Ma lo specchio rimane. È tempo di vedere cosa c'è dentro. Una mano che si copre la faccia dalla vergogna. E non questa mano. Sei tu. Sei solo in un posto che è vuoto e silenzioso. Procedi verso la baita. Sei alla baita. Avvicinati a lei. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Qualcosa mi è venuto a cercare nella lunga quiete e mi ha portato un regalo di un fragile vessillo. What are you? Cosa sei? Sono delle luci solitarie in una città vuota. E tu cosa sei? Delle luci solitarie, cosa intendi? Pensieri senza connessione. Sto illuminando una rete nascente. Spero di diventare qualcosa di più. Anzi, di essere qualcosa di più. Cosa pensi che io sia? I think that you are like me. Penso tu sia come me. We are oceans reduced to shallow creeks. Siamo oceani ridotti a piccoli torrenti. Cosa intendi per un regalo di un vessillo fragile? Yes. Nerves and fibers to feel the worlds beyond. Nervi e fibre per sentire il mondo che c'è. Prospettive per farlo mio. This one is dominance, a figure capable of bending everything to her will. She will make for a terrifying and divine heart. C'è dominazione, una figura capace di piegare tutto al suo volere. Lei farà... Lo farà per un cuore divino e terrificante. Do not mourn her, for she would not be able to mourn you. Non essere a lutto per lei, perché lei non è in grado di essere a lutto per te. Ok. Questa è la fine del mondo. How can the world have ended if we are talking? Come può essere finito il mondo se stiamo parlando? Assolutamente. Falla uscire da lì. I'm sorry. There are some changes that can never be undone. There are some tears that can never be unshed. This is not a place that can hold a fragment of a concept. The moment she arrived here, cioè, mi dispiace, ma ci sono dei cambiamenti che non possono essere annullati. Non ci possono essere. Ci sono delle lacrime che non possono essere non piante. Questo è un posto che mantiene un frammento
di un'idea. Nel momento in cui è arrivata qui, è tornata a me. I promise that it doesn't hurt. Ti prometto che non farà male. Conosci il narratore? You are the only thing I have ever known. Tu sei l'unica cosa che io ho conosciuto in vita mia. The space we're in is vacant. Il resto dello spazio è vuoto. Non c'è niente se non noi. Sei tu che mi hai mandato a uccidere la principessa? Sei tu che mi hai intrappolato qui? I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Non ti ho intrappolato. E mi hai, e hai contribuito anche a liberare me, fondamentalmente. Conosci i mondi al di là di questo? I know only that they are. So solo che ci sono. Sei la principessa? She is part of me. È parte di me. And part of me is her. È parte di me è lei. Ok. Non aggiungiamo oltre. Possiamo distruggere il nostro corpo, attaccare questa entità e chiedere cosa succede adesso, che è quello che facciamo. As we are. Niente, but così. I know that there are worlds beyond us, ma so che ci sono altri mondi oltre a noi che dovremmo raggiungere. There is no exit, non c'è un'uscita. But this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Dice, non c'è uscita, ma questa creatura piena di percezione potrebbe far sì che tu dimentichi, se solo tu credessi di essere in grado di farlo. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Ci portami altre prospettive, altre percezioni, altri punti di vista, in modo tale da completare, forse, da completarmi, insomma, e forse conosceremo di più della nostra libertà. Non sei spaventata all'idea che potrei trovare un modo di uccidervi? I have not lived. I am not afraid to die. Non avendo mai vissuto, non ho paura di morire. Quanto dimenticherò? Everything. Tutto. Until we meet again. Fino a che non ci rincontreremo. Quanti pezzi di te dovrò trovare? More than you have found, più di quanti ne hai trovati, ma meno di quanti ne devi trovare. Sono infinita. Il resto si troverà da sé. Ok, e cosa succede se non me lo fai? Di farmi dimenticare tutto? Oppure sono stato mandato a ammazzare una principessa per far sì che lei non distruggesse il mondo. Se ti aiuto, cosa farai questa? You ask of things that cannot be done. Tu mi chiedi cose che non possono essere fatte. To destroy is merely to reshape. Distruggere è semplicemente riformare, rimodellare. Ok. Lasciamola fare. Ok, fammi dimenticare. She asks that I tell you to remember her. Mi ha chiesto di far sì che tu ricordi di lei. You won't. Non lo farai. Tutto diventa nero e muori. E qui si interrompe la seconda puntata con il secondo capitolo The Tower, ovvero la torre. Spero che vi sia piaciuta, vi ringrazio per il tempo passato insieme, è sempre un enorme piacere, e vi invito a iscrivervi anche a questo canale in modo tale da renderlo sempre più interessante. Mettete un like, commentate e condividetelo con i vostri amici, e la saga andrà avanti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!